Cari amici sportivi, buonasera. Siamo in collegamento dalla Pala Lumaca di Reggio Calabria, nuovamente a Pala Lumaca, quello che 7 giorni fa è stato lo scenario del derby vinto dalla DR contro la Vis Reggio Calabria. Questa sera derby allo stretto tra la formazione bianco-blu allenata dal coach Giovanni Rugolo e il Castania Basket di Messina. Partita importante anche ai fini della classifica, considerando che la formazione peloritana cerca l'aggancio all'interno di una classifica cortissima, dove al secondo posto clamorosamente c'è la Maestria Accademica d'Anzaro, dopo aver vinto contro Basket School Messina e contro Fortitudo Messina. Questa sera in contemporanea gioca il derby di Calabria contro la Vis, che è già in condivisione sul Reggio Canestro. Nel frattempo dalla Serie B, 7:48 al termine del quarto periodo, Forio 57, Pallacanestro Viola 49. Vi aggiorneremo anche sul finale della gara del campione di Serie B. Capitolo DR, dopo il derby c'è purtroppo una brutta notizia per il coach Giovanni Rugolo, è in panchina ma non sarà della sfida il croato Duje Tomic Feric. Per il mancino botta alla caviglia e probabilmente un mese di stop. Sei minuti e 24 prima della palla a 2, ci aspettiamo indubbiamente una partita dal tantissimo equilibrio. Castanea è una formazione giovane che fa della corsa, dell'atletismo la propria arma fondamentale, allenata da coach Frisenda, da Giussi Ardizione, formazione che ha tantissimi stranieri, tantissimi giovani stranieri, su tutti Papazov, che è un giocatore sicuramente importante per la categoria. Arbitreranno la sfida due giovani fischietti, entrambi da Catanzaro, ovvero Ciccio Marracutrupi, Francesco Marracutrupi e Alessio Tolomeo, entrambi come detto da Catanzaro. Andiamo a leggere le formazioni di questa sfida. Per gli ospiti, il numero 0 è il capitano Andrea Banin, il numero 3 Denis Denafs, il numero 6 Sam Makip, il numero 7 Davidas Serzenis, il numero 9 Andrea Squillaci, il numero 10 Eimantas Dauskas, il numero 13 Radosin Papazov, il numero 21 la new entry Gustav Zembers, il numero 33 Kirill Kirillov, il veterano del gruppo, il numero 34 Joseph Mananzita. Per la DR Reggio Calabria scendono in campo il numero 00 Riccardo Nardi, il numero 3 Mattia Ravi, il numero 4 Giovanni Scialabba, il numero 7 Mladen Dimitrovic, il numero 9 Andrea Ripepi, il numero 10 Duje Tomic Feric, che è comunque nel roster, è seduto in panchina accanto ai coach Giovanni Rugolo e Milo Geri, il numero 13 Michele Suraci, il numero 15 Marin Birzka, il numero 17 Giovanni Krupi e il numero 55 il capitano Luca Laganà. Al tavolo c'è il dirigente Piero Corlito e ci aspettiamo una partita ricca di belle giocate. In quadro di spalti, anche perché il Pala Lumaca anche questa sera è totalmente sold out. Aggiornamenti dalla Serie B, 61-51, fallo tecnico antisportivo, fallo tecnico al coach Polignano, dunque comanda più 11 Forio quando mancano 6 minuti e 19 al termine della sfida. Andiamo in pausa per qualche secondo e tra pochissimo sarà diretta live qui per DR Basketball Reggio Calabria contro Castanea.
ultime battute prima della palla 2, insomma, dicevamo, la DR reduce dal super derby vinto contro la Vis, un derby dove è nata una stella, probabilmente era già nata una stella, sto parlando del numero 4 Giovanni Scialabba, che settimana, insomma, è stato schernito ai compagni. Scialabbinov è il suo nome d'arte, anche perché ha giocato indubbiamente una performance da straniero vero, con tiri straordinari, con canestri straordinari che hanno fatto innamorare tutta la platea bianco-blu. Dall'altra parte Castanea si è rialzata vincendo un derby a intermittenza per il giallo-viola, colorazione modello Los Angeles Lakers. C'è anche una ricca rappresentanza del San Matteo di Messina, del presidente Simona Grillo, è presente anche Simona qui al Palalumaca, anche perché il Castanea collabora col settore giovanile del San Matteo all'interno di una proficua sinergia tutta peloritana. C'è tantissimo movimento in Sicilia, tantissimo movimento proprio in C-Gold, con tantissime rappresentanti proprio del girone dove giocano le tre calabresi, al momento seconde in classifica con la Mastria. La Vista insegue, oggi avrà l'opportunità per agganciare proprio la Mastria, con la DR che ha appaiato in classifica al terzo posto proprio in compagnia della Vis. Siamo prontissimi per andare a leggere i quintetti, vi do l'ultimo aggiornamento, poi chiaramente il finale ve lo racconteremo. Da Forio d'Ischia, dalla terra isolana, Forio d'Ischia sta vincendo 64-56 contro la Pallacanestro Viola. Questa sera Pallacanestro Viola orfana di Jan De Fall per un problema fisico, c'è un tiro libero per Federico Ingrosso, 64-57. Ci trasferiamo invece alla nostra diretta, live, anche perché andiamo a raccontare di questo derby dello stretto, Reggio Calabria contro Messina. Andiamo a leggere il quintetto della formazione di coach Filippo Frisenda, classe 1979, Serzenis, Kirillov sotto canestro, Vaninda, playmaker, Papazov in ala piccola. Vedremo chi completerà il quintetto. Il quintetto è completato dal numero 3, ovvero Denis Denafs, giocatore che fa del ball handling e dei tiri controtempo la propria arma fondamentale, perché ha già visto la diretta contro la Vista, insomma, è un giocatore davvero molto molto spettacolare. Papazov è più efficace, lui invece è uno showman. Per quanto riguarda invece la DR Basketball Reggio Calabria, ritorna in quintetto, confermato in quintetto il croato Marin Birtka. La numero 5 parte ancora una volta dalla panchina, il capitano Luca Laganà, dunque assetto ribassato con il numero 4 Giovanni Scialabba, il numero 7 Mladen Dimitrovic, numero 00 Riccardo Nardi, sorpresa anche perché in quintetto dalla Sicilia c'è prontissimo il numero 3 Mattia Ravi. Al salto il classe 94 contro un altro classe 94, dunque Kirillov contro Marin Birtka. Al salto la prende la DR, Scialabba la intercetta Banin, vediamo di chi è la rimessa, è per la DR, sarà rimessa in zona offensiva per il team del coach Giovanni Rugolo, accanto a lui l'assistente Milo Geri. Rimessa per i bianco-blu con il playmaker Riccardo Nardi alla battuta. Parte dalla panchina anche Michele Suraci, che era partito in quintetto nella gara contro la Vis. Saluto tutti gli sportivi in collegamento, è tutto pronto per il primo possesso in zona offensiva della DR. Prova il tiro Scialabba, stoppato da Serzenis. Può ripartire velocissima la formazione giallo-viola, modello Los Angeles Lakers. Denafs prova ad andare dentro, scarico intelligente per Kirillov, lo fa saltare Marin Birtka, prova il tiro, realizza i primi due punti, sono per il Castanea. 2-0, 9-40 sul cronometro. Attacca, secondo possesso offensivo per la DR. Scialabba sull'esterno per Mladen Dimitrovic, prova il tiro, subisce il fallo Mladen. 9-25 da giocare, intervistato su Next, su Reggio Canestro in questa settimana, è stato chiaro, ha detto l'obiettivo della DR sono i playoff. Ambizioso il numero 7, così come ambiziosa la compagine del presidente Roberto Filianoti davanti alla ringhiera del Palumaca, pronto a incoraggiare i suoi. Questa sera è una partita da prendere con le molle, nulla è scontato in questo equilibratissimo girone bianco
della Serie C Gold. Aiten Fadalla realizza il primo punto per la DR, 1-2, 9-25 da giocare. Ancora il Lunetta, Mladen Dimitrovic, esterno serbo in forza del bianco-blu, che pareggia i conti. Si può ripartire, attacca il capitano del giallo-viola, Banin, sull'esterno per Denis Denars. Ribaltamento per Tsatsenis, ancora per Kirilov, ancora per Banin, palla in post alto, ma sbaglia clamorosamente Denars. Poi spinge Nardi, errore di Nardi che perde il controllo, c'è la schiacciata. La schiacciatona bellissima di Rado Papazov dalla Bulgaria, passa in vantaggio Castanea. Dall'altra parte è pronto Mladen Dimitrovic, deve reagire la DR. Consegnato Dimitrovic col piazzato da tre, non va, la recupera Banin, macina chilometri, ne salta due, scarico per Denafs, finta la tripla, bello il passaggio per Banin, si gioca Banin contro Ravi, ancora uno scarico, ancora un tiro, ancora un canestro, questa volta per Tsatsenis, gioca di squadra Castanea, tant'è che Giovanni Rugolo non è d'accordo con l'atteggiamento dei suoi e chiama immediatamente time out. Come potete sentire dall'audio live, questo è il coach Giovanni Rugolo che non è assolutamente d'accordo con la partenza diesel dei suoi. Saluto il mio amico Giovanni Fiorito che ci racconta le performance del preparatore fisico della DR, Fabio Falcomatà, che il saluto. Nel frattempo, insomma, Giovanni Rugolo, il coach, sfodera il suo inglese, che insomma è perfetto grazie ai tanti anni in Serie A1. Lui, ricordiamo, è stato l'unico capitano della storia della Viola Reggio Calabria, Regino Doc, in A1. Questo è un dato importante che è necessario, è bello sottolineare. Ritorno in campo immediatamente bianco-blu dopo questa strigliata da parte del proprio allenatore. Non cambia il quintetto, Ravinardi, Dimitrovic, Shalabba e Birska, e sarà rimessa a fondo per Reggio Calabria. Dall'altra parte confermato il quintetto con Denafs, Banin, Papazov, Tsatsenis e Kirilov, quintetto tutto straniero tranne Banin per la formazione peloritana. Attacca Dimitrovic fino in fondo, molto bene, all'uscita del time out reagisce subito la formazione bianco-blu. 8-12 da giocare, Banin con ball handling, passa la palla a Denafs, chi gioca il post, Denis Denafs, il lettone finisce nella morsa della DR, ma la recupera Tsatsenis che prova il tiro alzando la parabola, non va, la recupera molto bene Marin Birska, può spingere Dimitrovic, Mladen palleggia bello in mezzo ai due, fino in fondo Mladen è scatenato, pareggio di R6 pari, 7.44 sul cronometro, si scuote la DR con il numero 7 Mladen Dimitrovic, ex Catanzaro e Rende in Calabria. Attacca Banin, palla in post per Kirilov, si rinnova la sfida, il bulgaro prova il semigancio, realizza Kirilov, giocata ad alta scuola in post, Marin Birska non riesce a fermarlo, si può ripartire, Rick Nardi in regia, passa la palla a Shalabba, consegnato ancora per Nardi, ancora per Giovanni Shalabba, ancora con un consegnato per Mattia Ravi che fronteggia il canestro, va dentro, scarico per Dimitrovic, c'è un contatto con Banin, Dimitrovic ancora, fino in fondo, fino a dentro, non lo fermano più Mladen Dimitrovic, pareggio, 8 pari, all'altra passa, passaggio verticale per la bomba di Papazov, ancora vantaggio Castanea, effervescente inizio. Saluto il mio amico Filippo che ci segue in collegamento. Shalabba per Mattia Ravi, ancora per Giovanni Shalabba, 6.35 a giocare, pick and roll richiesto da Giovanni Rugolo che non si concretizza, Birska, semigancio, si scuote ancora una volta la DR in risposta, 10-11, un punto, solo un punto da recuperare per Reggio Calabria, può ripartire la formazione giallo-viola, Denafs fino a dentro, con coraggio realizza ancora, avvio dirompente per il Castanea, sta giocando con tantissimo coraggio, 6-9 da giocare, 10-13, Giovanni Shalabba, finta la tripla, Birska, un buon tiratore, morbidissimo, dalla casa di carta, arriva il pareggio, 13 pari,
la mano morbida dell'ultimo arrivato in casa di R. Denas. Finta la tripla, passa la palla a Banin in percussione, prova il semigancio, lo realizza. L'ultimo semigancio era una buona penetrazione, tipica del capitano della formazione giallo-viola. Cos'è? Si è interrotto il gioco. Non so se è time out, non so cosa sia successo, ma non ho visto time out. Adesso l'arbitro va a confabulare al tavolo. No, non è niente, non è niente. Si è interrotto casualmente il gioco e si può ripartire. 5.43 sul cronometro e si riparte con la palla nelle mani della DR con Riccardo Nardi, il numero doppio zero, come la farina, in palleggio. 13-15, attacca Riccardo Nardi. Passa la palla sull'esterno per Mladen Dimitrovic. Cerca il passaggio per Nardi, può tirare lui, un buon tiratore. Non va, Shalabba da pivot. Attenzione, fischio dell'arbitro, fallo in attacco sanzionato a Giovanni Shalabba, che probabilmente si è arrampicato un po' troppo sull'avversario nella ricerca di questo tap-in che tra parentesi non si è concretizzato. Nel frattempo saluto il mio amico Gio Granata, che condivide con me la passione per la casa di carta e anche per Gomorra. Piccola parentesi televisiva, anche perché ritorniamo alla pallacanestro. Kirillov, passaggio in post basso, prova ad andare su, stoppato Papazzo dall'ottima giocata di Dimitrovic. C'è un fallo, fallo di Denas, pronto a fermare il contropiede. Nardi era già ripartito velocissimo. 5 minuti, 5 secondi a giocare, sarà rimessa per il bianco-blu con l'MVP al momento di questo primo quarto, però Mladen Dimitrovic. Rick Nardi palleggia dietro a schiena, è già trascorsa la prima metà del primo periodo. Attacca Nardi, palla impostato per Dimitrovic, gioca con quattro esterni Giovanni Rugolo. Dimitrovic alto basso per Marin Birska, 3 secondi di Birska che stava proprio uscendo dall'area, tant'è che il passaggio è stato recuperato proprio durante il salto di Birska per andare a prendere palla in post basso. 4.47 sul cronometro, 13 di R, 15 Castanea. C'è una mossa di breakdance bellissima per aprire il gioco di Papazov, tutto regolare sinceramente. Questa ce la riguardiamo perché sarà davvero caratteristica, però ci è riuscito. Denaps per Banin, tripla, non va, la recupera Giovanni Shalabba, contropiede di Dimitrovic, vola a canestro, segna e subisce il fallo, and one per Big D, Vladan Dimitrovic. Pareggio di R, prestazione maiuscola fino al momento per l'esterno serbo, cresciuto in casa HSC Roma. Time out chiamato dal Castanea, saluto anche il mio amico Francesco Sant'Ambrogio che ci segue dalla Repubblica Ceca. È la legge del contrappasso, cioè una volta gli italiani andavano negli Stati Uniti e in Sud America e da qui sono arrivati i discendenti come Nicolas Morici, Ugo Sponodini, Manu Ginobili. Adesso invece la Bulgaria, la Lettonia, la Serbia, fra qualche esempio per squadra, sia Castanea che DR in questo caso, vengono in Italia, ma anche Reggio Calabria, in questo caso Pellaro, mandiamo i talenti come Francesco Sant'Ambrogio a lavorare nell'est dell'Europa. Complimenti a Francesco e buon lavoro. Ne ho parlato con tuo zio Carlo, è davvero orgoglioso del tuo percorso. 15 pari qui al Palumaca. Difese allegre, ragione Francesco Sant'Ambrogio. Nel frattempo il finale, Forio vince, fa valere il fattore campo nonostante si giocasse a porte chiuse e batte la palla canestro viola 78-66, anche perché il fattore campo è stato importantissimo e chiaramente pesa tanto, tantissimo l'assenza di Jan De Pal in casa nero-arancio. Nel frattempo io mi collego anche con il derby di Calabria perché c'è Mastria contro Vissi in condivisione ovviamente su Reggio a Canestro. Si ripartirà col tiro libero aggiuntivo di Mladen Dimitrovic. Saluto il mio amico Francesco Laganà, quello della Coca-Cola, per farvi capire. E ho parlato col tuo presidente Salvatore Versace, quanto prima verremo per una diretta del campionato CSI per raccontare il Villa San Giovanni finalmente a Pala Caminiti, che è un terreno di gioco al quale sono molto molto legato. Si può ripartire, è entrato il belga Makib per la formazione del Castanea,
4-14 a giocare De Nasco, la finta giocata all'americana, come sa fare lui, passaggio in posto che diventa prena, è entrato Luca Laganà, la recupera Nardi, passaggio in verticale per Scialaba, fino in fondo Giovanni non va, a rimbalzo c'è il Castanea, può spingere Banin, ora ancora una volta per De Nafs, prova il tiro, no, è un passaggio al limite dei passi, ma riesce a rimanere in campo, passaggio in post per Kirilov, contatto con Marin Bielska, palla persa, 3.45 da giocare. E si può ripartire. Qui siamo dotati del doppio schermo, così possiamo aggiornare anche sul derby tra Mastri e Vis. 11-6 al momento per i giallorossi contro la Vis nel derby di Calabria. Marin Bielska prova il semicancio, ma gli va male. Poi c'è l'infrazione di passi per il Castanea. 3.30 sul cronometro in questo primo quarto. E insomma, ne vedremo delle belle. C'è ancora un cambio fuori Bielska, che si va a prendere il 5 dei suoi compagni, questa sera orfani di Canale Surfaro, Surfaro per raggiunto limite di partite settimanali, ne sta giocando veramente tante questo giovanotto di casa Lumaca. Si riparte, Giovanni Scialaba in palleggio, ci mostra il suo ball handling, si gioca un post, scarico Bernardi, finta la tripla, arresto, tiro, realizza Recnardi, solidissimo, 18-15 più 3 di R. Si può ripartire, Banin altissimo, questo alto basso per Makib che la tiene in campo, il giovane atleta belga, entrato anche Zerbis, Banin fino in fondo in percussione, il capitano di gran carriera, 18-17, tantissime penetrazioni fino al canestro in questo primo quarto, attacca Nardi, la gana la tripla, la sua prima tripla e ormai non fa più notizia. È scontato come Black Friday, Luca Laganà realizza la sua prima bomba in questo match, pick and roll per il team di coach Frisenda, Kirilov, passaggio per Zerbis, ancora per Makin da 3, un buon tiratore, realizza anche lui risposta, bomba del numero 6 Makin, 21-20, 2.27 da giocare, Michele Suraci, non c'è l'alto basso, ora per Riccardo Nardi, arresto il tiro come prima, non va questa volta, la recupera la formazione del Castanea. De Nafs, passaggio difficile, palla in out, palla persa, 2 minuti, 7 secondi da giocare in questo primo periodo. Si può ripartire con la rimessa da fondo campo per la DR, ancora un cambio, ritorna in campo Mattia Ravì dopo questa azione, anche perché non c'è tempo, si è già ripartiti, 2 minuti da giocare. Riccardo Nardi, posta altissimo per Michele Surace, fuori dall'area del tiro da 3, ora per Riccardo Nardi, blocco di Suraci, ma dall'altra parte Nardi, scarico in diagonale per la Canada 3, ancora! Ancora la Canada 2 su 2! È casa sua a tutti gli effetti e non perdona. Luca Laganà, 24-20, 1.39 da giocare. Zerbis, l'ultimo arrivato in casa Castanea, passaggio prevedibile di De Nafs, diventa prede di Suraci, dall'altra parte di Mitrovic! Da 2 punti, vinti, 26-20. Sta giocando la partita che deve sempre giocare Dimitrovic. E questo è il giocatore che conosciamo, De Nafs. Arresto e tiro. L'arbitro dice infrazione di passi sull'arresto. 1.13 da giocare. 26 DR, 20 Castanea. Grazie alla doppia bomba di Luca Laganà, che è entrato, ormai è abituato a entrare a gara in corso, ed è subito in cattedra. 1.13 da giocare, si può ripartire, entrato come detto Mattia Ravì, passa la palla a Riccardo Nardi, Riccardo Nardi fino in fondo circunnaviga l'area, cerca lo scarico, Ravì ci mette una pezza, ma il suo passaggio diventa preda dell'ottimo Makif, che è partito forte anche lui, scarico per De Nafs da 3, realizza De Nafs in mezzo allo svantaggio, 26-23, gara godibile ed effervescente, frizzantina come direbbe qualche esperto. 46 secondi a giocare, Riccardo Nardi contro Makif, palleggia con la mano esterna, difende molto bene il belga che gliela soffia, sta facendo un grande lavoro Makif, prova ad andare dentro, giro in corsa, scarico difficile per De Nafs, il letto ne va dentro, scarico ancora per il capitano Banin da 3, bomba, aspetta Luca Laganà,
ultimi 24 secondi, gioca un tiro ADR, anche perché coach Rugolo ha detto un tiro e non si scherza. 26-23 vantaggio DR. Recnardi palleggia elegantemente contro un osso duro in difesa come Makib. Adesso il tiro di Michele Suraci, realizza Michele, un mini buzzer beater per lui, ma sono due punti che fanno comodo all'ADR. Finisce così il primo periodo, 28 Reggio Calabria, 23 Messina Castanea all'interno di questo derby dello stretto. Io vi aggiorno sui risultati dagli altri campi nel primo periodo. Mastria 12, Vis 10. Saluto il mio amico Ciccio La Face. Caro Francesco, ma ti ho visto che ti stai allenando con i fratelli Costa, ma quanto vuoi diventare grosso? Ora inizia il CSI, quindi penso che sia pronto il tuo impatto con i tuoi evergreen, se il basket mercato non mi inganna. C'è il canestro del pari nel frattempo nel derby di Calabria, lo realizza Ariel Svoboda, 12 pari nella gara del Palagiovino, ci si gioca il secondo posto, risponde immediatamente Andrea Procopio, 14 Mastria, 12 Vis. Vi racconto del contrattacco Vis, attacca James William Warwick per il bianco amaranto, c'è un fallo in difesa, il fallo è di Dennis Vetz per il team di Umberto Di Martino. La freschezza atletica della DR la conosciamo benissimo grazie al lavoro del preparatore Fabio Falcomatà. Dall'altra parte Castanea conferma la stessa freschezza, perché stanno correndo veramente tanto le due formazioni. Siamo pronti, secondo periodo qui al Palalumaca di Reggio Calabria. Nardi, Ravi, Suraci, Dimitrovic, Laganà per i Reggini, risponde la formazione giallo-viola con Maki, Banin, Papazzo, il nuovo entrato Mananzita, detto Joseph. Completa il quintetto l'ultimo arrivato, ovvero Gustavs Zerberts, insomma è un'ala forte che si chiama Gustavs, potrebbe rievocare un Gustavo che a Reggio Calabria ha scritto la storia del basket in nero arancio, del basket italiano, ovvero Gustavo Tolotti, che saluto. Secondo periodo, siamo partiti 28-23. Machi, non c'è Gustavs, c'è Sterzenis, rientrato immediatamente, possono attaccare giallo viola la bomba di Banin, dall'angolo realizza Castanelli, 28-26, si può ripartire, è da 2, long 2, viene corretta la segnalazione, più 3, DR, attacca Ricnardi, prova a batterli tutti, passaggio all'americana per il serbo Dimitrovic, fino in fondo, sbaglia, ci ha provato Mladen, può ripartire la formazione giallo-viola, Banin per Sterzenis, prova la tripla, il lituano non va, Mananzita la recupera, ora per Banin, layup, sbaglia, ci mette una mano Ravi che spinge il contropiede, gara velocissima, Riccardo Nardi, funziona il contropiede del bianco-blu, 30-25, più 5, DR, attacca la formazione giallo-viola di Coach Frisenda davanti alla sua panchina, Mananzita per Makib, ribaltamento per Sterzenis, ancora per Makib, post alto per Mananzita, bello il passaggio di Peppe per Banin, stoppato da Michael Suraci, si può ripartire con lo scatenato Mattia Ravi che circunnaviga l'area, passa la palla a Nardi e si gioca, attenzione perché vedo un Luca Laganà che ha voglia di tirare, Ravi, passaggio per Vladen Dimitrovic da 3, non va, rimbalzo ancora per il Castanea, ancora una volta per il capitano Banin, Makir, lui è un buon tiratore, realizza, mamma mia, 8 punti già per uno scatenato Makib, l'atleta belga che sta davvero ben figurando questa sera. Si può ripartire, attacca Michele Suraci, ora per Ravi, Dimitrovic
Carico per Nardi, non va con un pizzico di sfortuna. Rimbalzo ancora per Castanea che può affondare il colpo provando a pareggiare o volare in vantaggio, ci pensa Banin, non va, poteva riportare in vantaggio la formazione peloritana. Dall'altra parte sono i ragazzi di San Giorgio a provare a scardinare la difesa. Mattia Ramì, una bomba fondamentale in un momento critico del secondo quarto. Bravissimo Mattia Ramì e zona per Giovanni Rugolo, 2-3, Ramì e Nardi davanti, Dimitrovic, Turaci e Laganà dietro, anche se Laganà va a raddoppiare adesso. Ramì prova a impensierire una zona mista, Terzelis da 3, non va, Manazzi da tutto solo, Nardi si immola, la recupera, la palla scorre sui piedi di Laganà, ma la palla la già in out. Doppio cambio, artiglieria pesante per Giovanni Rugolo, ritornano in campo Giovanni Scialabba e Marin Birska dalla Croazia. Si riparte con Ravì in palleggio, autore di una grande tripla qualche istante fa, 33-28. Ravì da 3, non va, a rimbalzo prova a recuperare la Ganà, arriva un po' in ritardo, palla in out, 6:59 da giocare. Si ripartirà con la rimessa per la formazione giallo-viola. Nel frattempo aggiornamento dal derby di Calabria, 16 Mastria, 12 bis, Scialabba la sporca. Sarà rimessa ancora una volta per la formazione giallo-viola. Saluto anche il mio amico Fortunato Serrano e tutti gli sportivi che ci seguono. Ovviamente bomba che non va di Denis Denas, smanaccia Baninda, buon capitano. Il pallone è un extra possesso per il Castanea, passaggio all'americana, un po' troppo americano per il lettone Denas, non lo capisce Banin, palla in out, 33 DR, 28 Castanea, e si riparte. Nel frattempo saluto anche il mio amico Gianni Barba del Basket Bagnara, oggi impegnato in quel del Pollino. Luca Laganà, c'è un fischio, fischio dell'arbitro Alessio Tolomeo, fallo in attacco sanzionato alla DR, 6:29 da giocare. Sarà rimessa per il giallo-viola, fallo di Giovanni Scialabba, con tanto disappunto si va a accomodare in panchina, ritorna in campo Mladen Dimitrovic. Si riparte, secondo periodo qui al Palumaca di Reggio Calabria, come sempre sold out, Mananzita, Joseph, passa la palla a Banin sull'esterno per Terzenis, ancora un passaggio per Denis Denaps, linea di fondo, passaggio all'americana, Mananzita scoppato da Marin, Irska che dice no, contropiede Dimitrovic con la schiacciata a due mani, l'ambivale di Mladen che dice no all'assalto del Castanea, 35-28. Pronto un cambio, un Kirilo pronto a rientrare, c'è il fallo di Michele Suraci adesso, 5:53 sul cronometro. Nel frattempo registriamo il vantaggio bis dopo la penetrazione di Francesco Lobasso, 16-18, vantaggio bianco amaranto al Pala Pulerà di Catanzaro Lido. Si ripartirà con la rimessa per il giallo-viola, qui invece la nostra diretta live per il Castanea. Kirillov reclama il pallone, Denas da 3, non perdona Denas, 35-31, gara apertissima. Ravì, passa la palla a Michele Suraci, ora per Dimitrovic, Dimitrovic in palleggio, prova a scardinare la difesa del Castanea con un passaggio verso Suraci fino in fondo, sfiora il gioco da 3 punti Michele Suraci, e andrà l'unetta per 2 tiri liberi, 5:31 sul cronometro. Nel frattempo si confrontano Luca Laganà e coach Rugolo. Si riparte come detto con due personali per il centro classe 1993, Michele Suraci, atleta cresciuto prima in casa Lumaca con Marco Laganà, poi alla Nuova Jolly, poi tante esperienze, probabilmente la più significativa giocata proprio in Sicilia, dove ha ottenuto la promozione dalla C Silver alla Serie B con la cestistica torrenovese.
Salutiamo anche Pietro Mazzana che ci segue da Londra. Secondo tiro libero per Michele Suraci che realizza 37-31. Si può ripartire con l'attacco del Castanea. Benaps per Kirilov, ora per Banin. Ribaltamento per Papa Zobra 3. Subisce fallo e ancora fallo di Suraci. Quindi non so se è più una cattiva notizia che Papazov andrà in lunetta per tre tiri liberi o che il fallo sia di Michele Suraci. Vediamo che fallo è per Super Michael, è il secondo fallo per il lungo di casa DR. Doppia torre come tempi di Duncan e Robinson per la DR che schierano Suraci e Virzka. Si ripartirà dunque con tre tiri liberi per il bulgaro Papazov che proverà a rimettere in carreggiata la formazione di coach Frisenda. Nel frattempo batte e ribatti nel derby di Calabria, ritorna in vantaggio la Mastria 23-21 quando mancano 6 minuti e 28 a giocare al termine del secondo periodo. Papazov fa 3 su 3 nel frattempo, si può ripartire, 5-18 da giocare. Dimitrovic slalom, carico sull'esterno per la vita, 3, è un airball, la recupera Denis Denafs, è trascorsa la prima metà di secondo quarto. Banin con la moto, velocissimo, Castanelli la riaperta. 37-36, super break dei siciliani. Attacca Luca Laganà, capitano per Dimitrovic, in palleggio elegantemente. Bello Dimitrovic, porta tutti al bar. 39-36, 4-32 da giocare. Sul cubo dei cambi è pronto Mattia Ravi, attacca Papazov da 3 ancora, non va. A rimbalzo sbecca Michele Suraci, là il passaggio per Nardi che è velocissimo, c'è Luca Laganà che reclama il pallone, eccolo, finta la tripla ancora per Riccardo Nardi, 4-14 sul cronometro. Dimitrovic, ancora lui assoluto protagonista di questa sfida, ancora per Ravi da 3, lui è un buon tiratore, non va, palla sul ferro, la tira recupera Serzenis, ora per Banin, Banin arresto e tiro dell'atleta Veneto, solo Cotone, si avvicina ancora di più Castanea. Gara godibile, gara davvero a ritmi altissimi. Si può ripartire con Marin Birska dalla Croazia, passa la palla al serbo Dimitrovic, ora per Luca Laganà da tre mulini, palla in posta Michele Suraci da San Brunello, si gira, tira, è corto, prova a impensierire l'avversario, la recupera di Lan Carriera, c'è fallo di Banin, dunque Michele Suraci ha fatto davvero un gran bel lavoro. Io ovviamente che ci sono, non posso che abbracciare da una parte all'altra del mondo il mio amico DJ Daniele Tavella. Questo time out chiaramente mi dà una grande mano, anche perché il nostro Daniele ci è sempre stato vicino fin dal 2001 ed oggi è un grandissimo cittadino di Reggio Calabria, anzi di Pellaro, che sta negli Stati Uniti, a Miami, quindi... Un grande saluto a Daniele che è collegatissimo, chiaramente non per seguire i suoi Miami Heat, ma per sostenere il suo amico Giovanni Rugolo. Saluto anche il mio amico Yande da Catanzaro Lido che ci sta seguendo. Yande, mi raccomando amico mio, riprenditi presto che ti voglio carico come sempre, illegale e bollente. E saluto chiaramente tutti gli sportivi in collegamento questa sera, sempre più internazionali. Aggiornamento dal derby di Calabria, 26 Mastria, 21 Vis, anche lì durante il secondo periodo. Chiaramente siete liberissimi di seguire o la nostra diretta o il derby di Calabria, vi do anche l'aggiornamento, 28-21 dopo il canestro, il nuovo canestro della Mastria. Si riparte. La DR schiera Nardi, Suraci, Laganà, Birzga e Dimitrovic, quintetto altissimo per sostenere la stazza degli avversari che ripartono con l'ottimo belga Makiv, Banin, Kirilov, Serzenib
Selsenis e Papazov. 3 minuti e 32 sul cronometro, si può ripartire. La Ghana per Riccardo Nardi, ora per Michele Suraci. Dimitrovic, palla per Marin Birzga, ancora Dimitrovic, finta la tripla, poi ci pensa, poi tira veramente, non va. La palla viene catturata dal rimbalzo dalla Lituania di Selsenis. Panin, finta di passaggio, passaggio per Selsenis, stoppatone di Marin Birzga che dice no. Ancora Papazov, Papazov sull'esterno per Matib, ancora è lungo questa volta, prende solo il tabellone. 39-38, si può ripartire. C'è un contatto, il fallo di Matib che sta facendo veramente uscire pazzi i playmaker della DR con tantissima pressione. Bella discussione sulla nostra fanpage di quanto sia più importante Giovanni Rugolo di Pat Riley. Storie sicuramente diverse, ma per noi reggini è sicuramente più importante la storia di Giovanni Rugolo, che oggi con tantissima umiltà e con un bel po' di presenze tra Serie A e Serie A2 e titoli di capocannoniere, con tanti tornei internazionali vinti accanto a Kobe Bryant, è andato ad asciugare il campo. 39-38 e c'è un doppio cambio per la formazione di coach Filippo Frisenda. Ritorna in campo Denis Denafs e c'è l'esordio in questa sfida per il classe 2002 da Huskas. Si può ripartire, attacco di R, Riccardo Nardi, passaggio sull'esterno per Mick Suraci, ancora per Nardi, finta la tripla, va dentro Nardi, scarico per la Ghana, 3, solo Cotone, la Ghana non perdona Luca. 2-38 da giocare a termine del secondo periodo, 42 di R, 38 Castanea, attacca la formazione giallo-viola. Denafs fino in fondo, realizza Denis Denafs, non molla il team di Filippo Frisenda. Si può ripartire, Riccardo Nardi, palla sull'esterno per Dimitrovic, palla in posta adesso per Michele Suraci, se lo gioca, vediamo, se lo gioca, fa saltare l'avversario, lo porta a scuola alla Kivola Juon, realizza Michele da San Brunello, 44-40, piede perno morbidissimo. Nel frattempo 44-42, dopo il canestro di Suraci si ripartirà con il tiro libero aggiuntivo, l'end one del numero 13 dei bianco-blu. Lo completa, 45-40, si riparte con l'attacco giallo-viola. Denafs per Dauskas, passaggio pericolosissimo, passaggio incompleto, incomplete. 1.59, 45-40, Castanea fa tante cose buone, gioca con tanta energia, poi molto spesso si perde nelle cose facili. 1.56 da giocare, attacca Riccardo Nardi, si va a prendere il fallo di Huskas. La famosa frenata da cisterna di Latina di Riccardo Nardi che fa cadere in errore l'avversario e vuole lunetta per due tiri liberi. Tanta maestria e tanta padronanza nel gioco di playmaking del numero doppio zero, cresciuto giusto a cisterna, poi per lui tantissime esperienze dell'Eurobasket. Fino a Campli l'anno scorso, giocò anche a Ragusa, Campli ha vinto il campionato e realizza il primo. A Campli era guidato da una vecchia conoscenza del basket reggino, ovvero l'allenatore felsineo Tiziano Tarquini. 46-40, ancora Nardi in lunetta, mano morbida al canestro. 47-40, 1.52 da giocare, attacca Castanea. Kirilov per Denafs, sull'esterno per Selsenis, da 3, non va, bravissimo da Huskas, passaggio per Selsenis, realizza, si riscatta da Huskas con un ottimo assist. 1.36 da giocare, 5 punti separano le due squadre. Riccardo Nardi per Mladen Dimitrovic, passa la palla in post per Marin Birzkas e mi calcio vecchia scuola, non va, la recupera ancora il Castanea. Denafs per Dauskas, arresto il tiro del 2002, non va, la recupera Marin Birzka, apertura per Nardi. Nardi prova a battere l'avversario, fino in fondo, scarico intelligente per Suraci, contro scarico elegante per la bomba, è corta di Marin Birzka,
la recuperano in due per due volte, una sorta di tic tac tra errori reciproci. Dopodiché la recupera definitivamente il Castanea di Messina. Papazov per De Nafs, prova la bomba De Nafs, solo Cotone per il Lettone, la riapre ancora una volta Castanea, dura a morire la formazione giallo-viola. Attacca la DR, la perde per un attimo Michele Suarez, uno contro uno di Michele che perde per un attimo il controllo, poi tira, sbaglia, reclama un fallo, l'arbitro non glielo concede, dunque palla persa, sarà ancora pallone per il Castanea che ha l'opportunità di pareggiare i conti o volare in vantaggio. Cambio di sordi in questa sfida per la DR, perché entra in campo il numero 9 Andrea Ripepi. Da Pellaro fuori Michele Suraci. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, sempre numerosissimi. Vi do l'aggiornamento al derby di Calabria, 48 Mastria 28 bis. Si può ripartire. Secondi per andare al tiro De Nafs, 11 c'è di scrivanza col nostro tabellone, De Nafs fino in fondo con il tiro realizza parità, ultimi 5 secondi, serve un tiro in casa di R. Nardi prova a resto il tiro a 3, non va per un attimo il buzzer beater, 47 pari. Qualche piccola analisi, innanzitutto la DR ha tirato meno rispetto alle altre partite da 3 punti. Chalab ha giocato poco, si è nervosito, ovviamente le triple di Laganà sono una certezza, ne abbiamo visti di meno anche Riccardo Nardi rispetto alle precedenti partite. È arrabbiatissimo Giovanni Rugolo, che dopo aver comandato le danze per larga parte di questo, di questa prima parte di gara, volando anche con vantaggi di 7-8 punti, è andato a chiudere il secondo quarto sul 47 pari. Il Castanea ha dimostrato la propria imprevedibilità con un De Nafs scatenato, con l'ottimo lavoro difensivo di Makin, con un Papazov che è la certezza del quintetto giallo-viola. Ovviamente una partita lunga e tutta ancora da andare a disegnare, diciamo così. Permettetemi una piccola nota, ho apprezzato tantissimo il post del dirigente della Fortivo Messina, Peppe Merrino, che saluto, che ha dedicato il suo posto appunto a Aiden Fadalla, che oggi avrebbe spento le sue candeline. Noi eravamo qui quando accadde quel tragico e tristissimo accadimento, quindi mando come sempre un abbraccio alla famiglia Fortivo Messina, a Peppe, a Claudio Cavalieri, alla famiglia di Aiden. Questo campionato porta il suo nome e lo porterà per sempre, e già questo è un grandissimo risultato. Sono sicuro che Aiden da lassù ci starà seguendo con grande passione. Quello che spero è che tutte le formazioni del basket siciliano possano portare alto il nome dell'atleta della Fortitudo e anche di Calabria, ovviamente, per tutta la stagione e non solo. Nel frattempo, fine secondo quarto, dalla pala Pulerà di Catanzaro, 39 Mastria 30 bis, con un canestro pazzesco che va a chiudere i lavori del secondo periodo, se non sbaglio, di Luca Calabretta. Noi andiamo in pausa ricordandovi che la pallacanestro viola ha perso nell'anticipo di questa giornata, si giocava alle 4:30, alle 16:30 sul campo del Forio Dischi di Gigi Marinelli, che vince e conferma la propria tenuta, formazione che ha subito tantissimi casi Covid ma che è rimasta in piedi tra mille avversità e resiste a una pallacanestro viola che, come detto, questa sera doveva fare a meno di un grande giocatore, di uno dei pivot più forti del campionato, ovvero Jan De Fall. Noi andiamo in pausa e ti abbraccio anche io, grande Peppe Merrino, speriamo di vederci quanto prima, magari per commentare insieme qualche partita della tua Fortitudo. Io vorrei venire a Palo Russello qualche volta, perché vorrei anche io nel mio piccolo rendere onore alla memoria di Aiden. Anzi, se mi trovi una maglietta di quelle bellissime col numero 13 sarei lieto di andarla ad appendere nella mia collezione privata, che in tanti conoscono. Andiamo in pausa, grazie mille per l'attenzione consueta di tutti voi e ci ritroviamo nel terzo periodo.
Siamo tornati agli ordini dei signori Alessio Tolomeo e Francesco Marracutrupi. Commentiamo il terzo periodo del derby dello Stretto. Il derby tra DR Basketball Reggio Calabria e Castanea. Equilibrio al termine del secondo quarto grazie a un Castanea che non molla mai, e l'aria aperta pareggiando i conti proprio sul finale di periodo. 47 pari dicevamo. Andiamo a vedere i due quintetti. Riparte la DR con un Giovanni Scialaba che deve mostrare un atteggiamento sicuramente più fluido in questa seconda parte. Riccardo Nardi, Marin Birska, Luca Laganà e Mladen Dimitrovic. Dall'altra parte Sersenis, Denafs, Banin, Papa, Zovekilov. Dimitrovic passa la palla a Giovanni Scialaba, ancora Bernardi, blocco di Marin Birska, c'è un contatto, Scialaba da tre, non va, non si sblocca Giovanni Scialaba e può ripartire la formazione giallo-viola. Il lettone Denafs col suo classico ball handling, finta di tiro, va a fare fallo Mladen Dimitrovic, che sinceramente nella prima parte di gara è stato il dominatore assoluto di questa sfida. Sarà rimessa per il giallo-viola con Denafs alla battuta per Banin, bomba di Banin, non va a rimbalzo, c'è Giovanni Scialaba che macina chilometri, vuole provare a sbloccarsi. Passaggio per Mladen Dimitrovic, il suo collega sugli esterni, scarico ancora per Laganà da tre, Laganà non va, svettano in due, la recupera Kirilov, l'esperto lungo bulgaro in forza al team di Coach Frisenda. 9-12 da giocare, Denafs, blocco di Kirilov, prova a sfruttarlo, bello il passaggio all'americana, rischiosissimo anche questa volta per Rado Papajov, si gioca l'uno contro tutti fino in fondo, c'è il fallo di Laganà, si va a prendere gli applausi della sua panchina, Rado Papajov che andrà in lunetta per due tiri liberi, atleta mancino, classe 98, indubbiamente il giocatore più preparato tecnicamente è la formazione dei coach Frisenda e Giusi Ardizzone. Aggiornamento al derby di Calabria, 39 Mastria, 30 Visse, iniziato adesso il terzo periodo, vantaggio giallo-rosso, realizza il primo Papajov, primo vantaggio in questa sfida per il Castanea, 47-48, sbaglia il secondo Papajov, la recupera Giovanni Scialaba, apertura per Riccardo Nardi. Gioco offensivo del bianco-blu, Laganà per Dimitrovic, ancora per Riccardo Nardi, c'è il blocco di Marin Birska, Nardi, scarico di Scialaba, deve tirare, sistema i piedi, Scialaba da tre, non va, non è la sua serata fino al momento, ma non deve demordere l'atleta vibonese, classe 2000, Denafs ancora col volendo in creativo. Kirilov va a portare il blocco, bomba di Denafs che si mette in proprio ma sbaglia, la recupera il capitano Luca Laganà, può impostare la DR, Nardi per Dimitrovic, fino in fondo, stoppato da Kirilov che dice no e si vuole in contropiede, passa la palla a Denafs, il Castanè è motivato, stoppatore di Marin Birska che dice no, giocata emotivamente importantissima per la formazione bianco-blu che deve provare a scuotersi. Sguardo sconsolato di Giovanni Rugolo, Papajov con l'arresto e tiro, sale in cattedra il bulgaro Rado Papajov. 8 minuti a giocare al termine del terzo periodo, attacca la DR, Nardi parte il palleggio, passaggio all'americana per Laganà, contro scarico per Scialaba, alto basso per Marin Birska, reverse del croato da Spalato, split al potere, 49-50, 7-41 da giocare, attacca ancora una volta Castanea. Banin, arresto e tiro di Kirilov, realizza Castanea, non sta sbagliando un colpo. Scialaba per Laganà, ancora Bernardi, Nardi batte l'uomo, carico intelligente per Birska, tutto solo, realizza Marin, 51-52, la DR c'è, si combatte colpo su colpo al Palalumaca, Denafs ancora, forse long two, la palla si spegne sul primo ferro, prova a tenerla in campo Banin, ci riesce, extra possesso Castanea, Denafs per Kirilov, consegnato il Papajov, attenzione perché questo tira, ha voglia se tira, ecco la bomba, non va, la palla si impenna
6:48 sul cronometro. Riccardo Nardi. Nardi passa la palla a Shalaba, blocco di Marinberska. Shalaba alto basso con Marinberska, finisce nella morsa del giallo viola orchestrata dal capitano Banin. Corre a ripari Giovanni Rugolo, rientrerà Suraci. Papazzo contro la Canà, lo batte, la Canà è costretto a fermarlo. 6:25 da giocare, doppio cambio da una parte e dall'altra, sono entrambi due lunghi pronti a entrare. Coach Frisenda fa rifiatare Kirilov, dentro Muaranzita, dall'altra parte fuori la Canà, dentro Michele Suraci. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, vi aggiorniamo sul derby di Calabria, 43 Mastria 32 bis, sono 11 punti di vantaggio per i giallorossi di Umberto Di Martino, qui invece è vantaggio per il Castanea, 5 secondi sulla rimessa. Fosse stato il futsal del mio amico Aldo Durante, già 4, sarebbe stato cambio. 6:25 sul cronometro, 51-52, vantaggio Castanea. Riparte la DR Reggio Calabria che vuole provare a pungere, deve provare a sbloccarsi anche al tiro da 3. Brutta botta tra Shalaba e Banin, volti del dolore per entrambi i giocatori, speriamo non sia nulla di grave. Per Banin sembra di tutto ok, una botta tra petto e petto, qualcosa di simile, petto e pancia, insomma. Ripiloghiamo il punteggio, 6:17 da giocare, 51 di R, 52 Castanè, vantaggio per la formazione peloritana. La DR ovviamente sapeva, era conscia della difficoltà della sfida, sfida tutta da vincere. Nardi, carico per Michele Suraci, passi di partenza sull'arresto per il pivot di casa bianco-blu. Si ripartirà con la rimessa per il giallo-viola con il capitano Banin alla battuta. Battuta adesso. La società del Castanea è molto attiva anche nel settore del basket e questo fa onore al giovane sodalizio. L'anno scorso ha partecipato ai playoff di C Silver. Bello lo scarico tra De Nars e Banin, funziona il gioco del Castanea. Nardi slalom, il suo passaggio diventa preda di Serzenis, il lituano, che prova a battere Shalaba nell'uno contro uno ma sbaglia, c'è il fallo al rimbalzo, il fallo di Michele Suraci. Attenzione alla situazione falli del numero 13 della DR. Chiama time out Giovanni Rugolo, che vuole vederci chiaro, anche perché il Castanea sta mettendo in estrema difficoltà la formazione bianco-blu, è in dubbio. Saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento su Reggio Canestro e sulla pagina della DR. Nel frattempo l'arbitro Giorgione, lo giudice, mi ha annunciato il finale dalla partita under 16 under 15 17 no era 15 era 15 che si è giocata allo scatolone di Reggio Calabria. Vince la scuola di basket viola con un più 4 sul Nuovo Basket Soccorso di Riccardo Busateri. Nella gara di questa mattina invece l'Alan Basket dei Fratelli Travia si è imposta sul campo calabro di Maurizio Idone Cassone. 51-54, 5:36 al termine del terzo periodo e si ritorna in scena. Nel frattempo nel derby di Calabria tra Mastria e Vis, 44 Mastria 34 Vis. Adesso c'è un fallo tecnico contro Calanzaro e tiri liberi per Gaetano Romeo. Qualche istante fa c'è stata anche la bella schiacciata a una mano di Yusuf Hamza, centro nigeriano, ex Orzacchiotti di Barcellona, in forza ai Bianco Amaranto di Luigi Di Bernardo e Giovanni Barilà. Si può ripartire con la rimessa per il giallo-viola di Messina. Attacca Castanea. Benafs per Banin. Banin in palleggio, blocco di Imbalanzina, forse fallo in attacco. Banin adesso il tiro a manuale, lo sbaglia clamorosamente, il ferro del Palumaca gli sputa il pallone. Può ripartire l'ADR. Riccardo Nardi. Shalaba cerca la palla post,
tallonato ad Enaf, giocatore simile a lui fisicamente, fallo e canestro, no, fallo in attacco di Giovanni Scialaba, non gliene va bene una questa sera. Nel frattempo ci ha raggiunto in postazione il giornalista pubblicista Fortunato Serrano, al secolo il capo della pallavolo, lo chiamano così negli ambienti sportivi. Allora, perché c'era Gandia, l'hanno detto, sì, c'è Gandia, anche lui sottolinea la somiglianza del nuovo lungo della DR con uno dei personaggi di punta del format di Netflix, La Casa de Papel, La Casa di Carta. 51-54, si può ripartire. Attacco e giallo viola, modello Elei di Messina, palla in post per Banin, prova a scattare tutti, sbaglia l'appoggio, la recupera la formazione bianco-blu, Riccardo Nardi per Dimitrovic, linea di fondo, scarico per Suraci, schiva le stoppate, sbaglia la conclusione, la recupera ancora la formazione giallo-viola, in diagonale Makiv ne scarta due, prova il tiro, sbaglia, complice l'ottima difesa di Michele Suraci, può ripartire la formazione bianco-blu, c'è il fallo. Fallo di Banin, vorrebbe l'antisportivo Riccardo Nardi, dovrebbe essere un classico fallo di Banin. Si ripartirà con la rimessa, no, con i tiri, chiedo scusa, per la formazione bianco-blu. 51-54 il punteggio qui al Palumaca. No, sarà soltanto rimessa, non sono tiri per Riccardo Nardi. Rimessa addirittura a lato, non fondo. Pronto un cambio tattico per Giovanni Rugolo, fuori Marin Birska, dentro il capitano Luca Laganà. Scialaba alla battuta, serve Riccardo Nardi adesso. Nardi per Scialaba, ora per Laganà, prova la tripla, Laganà in faccia all'avversario, realizza, c'era anche fallo, reclama il figlio di Lucio, ma la sintesi è che questo canestro significa pari. 54 pari e non si scherza al Palumaca. Attacca Makiv, passa la palla a Bani, Nardi ci mette una mano, sarà ancora una volta rimessa per la formazione giallo-viola di Filippo Frisenda. Quattro minuti e 3 secondi sul cronometro, attacca Serzenis, il lituano aspetta il consegnato per Makiv, deve tirare la formazione di Costi Senna, Makiv gioca l'uno contro tutti, va a subire ancora una volta il fallo di Michele Suraci. Credo, ipotizzo, che la situazione falli di Michele Suraci sia preoccupante. Sì, è il quarto fallo per Michele Suraci, infatti è pronto il cambio, entra nuovamente in scena il numero 9 Andrea Ripepi. Classe 2000, cresciuto in casa Lumaca, in compagnia di Giovanni Scialaba e Matteo Laganà, ha giocato anche una finale nazionale proprio con la Lumaca, la squadra di casa che lo ha cresciuto. Poi nella passata stagione, ingaggio estivo da parte del Forio Ischia, non si è concretizzato il suo arrivo complice il Covid. Attendiamo la stagione alla vista Reggio Calabria, sempre in C Gold. Segna il primo Makiv, e ancora vantaggio Castanea, il belga non sbaglia. 51-54, grandissima partita di Makiv, che sbaglia il secondo, si può ripartire. Laganà per Nardi, ora per Scialaba, Scialaba per Laganà, consegnato per Riccardo Nardi, difende forte la formazione giallo-viola. Nardi fino in fondo, Laganà da tre, da come prima, più di prima, Laganà è il sorpasso, sta trascinando davvero condottiero la sua squadra, il classe 1991 Luca Laganà. Dall'altra parte De Nass, forse fallo in attacco, lo reclama come me Luca Laganà, linea di fondo di Serzenis,
un canestro impossibile dell'Ituano. 3-13, si infiamma la gara del Palumaca. Dall'altra parte Dimitrovic, Pescialaba può tirare a 3, non va, sarebbe esploso il Palumaca. La recupera Makim, 3 minuti a giocare, c'è il fallo forse di Scialaba su Makim. Passaggio intelligente in mezzo all'area, Panin circunnaviga l'area, passa la palla a Sersenis, ancora per Makim, bello lo scarico e realizza tutto solo Sersenis per il nuovo vantaggio Castanea. 4 punti in sequenza per il giallo-viola, 2.42 da giocare. Dimitrovic per Riccardo Nardi, ancora per Dimitrovic. Dimitrovic cerca lo spazio per il tiro, poi passa la palla a Nardi, contro scarico ancora per Scialaba da 3, bomba, Betta Mananzita, può contrattaccare la formazione giallo-viola. Arrivano cori di incoraggiamento per Giovanni Scialaba, che non sta giocando la sua miglior partita quest'anno. Bella la giocata, ma bella anche la risposta di stoppata della DR contro Dimitrovic. Dove è arrivato? 59 pari. Colpisce ancora la DR e colpisce in contropiede. Reclamano interferenza i dirigenti del Castanea di Messina. Bella la platea del Palumaca che è in quadro, ve li faccio vedere tutti, sono veramente tanti, sold out completamente da una parte e dall'altra. Ho anche dei vicini stranieri che mi chiedevano se ci fossero le statistiche in questa sfida. Purtroppo no, a causa del mancato accordo tra le squadre e la FIP, per ragioni di carattere economico, questo è un discorso nazionale, non soltanto in questo girone. E a mio avviso è una brutta brutta notizia per tutto il movimento che non ci sia il netcasting. Sì, sicuramente è un costo, è indubbio questo, però faceva comodo a tutti, squadre incluse. Aggiornamenti al derby di Calabria, 47 Mastria, 38 Vis. Si ritorna in campo per gli ultimi 2 minuti e 1 secondo da giocare al termine del terzo quarto. La DR schiera Dimitrovic, Nardi, Scialaba, Ripepi e Laganà. Ritorna in campo anche il quintetto di coach Frisenda, che manda in campo Joseph Mananzita, Denafs, Banin, Kirilov e il belga Makiv. Si può ripartire. Saluto il mio amico Borza, come sempre collegatissimo. Kirilov passa la palla a Makiv, fallo, vediamo a chi, attenzione, fallo contro la DR, saranno 2 liberi per il Castanea, anche perché la paletta del bonus è già alzata. In lunetta Panin, capitano della formazione giallo-viola, realizza il primo, nuovo vantaggio Castanea. Castanea condotto ovviamente da una figura importantissima che coordina tutta l'attività del giallo-viola, ovvero coach Nino Molino, un'istituzione del basket italiano. Vai al secondo il capitano, 59-60, si può ripartire con l'attacco di R. Scialaba, Scialaba passa la palla a Rick Nardi, prova a batterli tutti fino in fondo, c'è un contatto con Kirilov, la recupera Ripepi alla spazzatura, è un canestro di carattere di Andrea Ripepi con la fisarmonica. 61-60, 1.26 al termine del terzo periodo. Makir passa la palla a Banin, Banin fino in fondo, va a muro di Dimitrovic, ma l'arcobaleno del capitano colpisce contro sorpasso Castanea, testa a testa tra Reggio e Messina. Bello il gioco col pallone del ball handling di Riccardo Nardi, dall'altra parte ancora Nardi, linea di fondo, passaggio difficile per Dimitrovic, Dimitrovic arresto e tiro in faccia all'avversario, Mladen Dimitrovic, Big D, 63-62, più uno bianco blu. 43 secondi, bello l'alto basso, Banin da Pino porta giunto, sbaglia clamorosamente la conclusione, già la palla viene in campo, c'è il fallo di Makiv
su Riccardo Nardi, ultimi 35 secondi in questo terzo periodo. Pronto un cambio, ritorna in scena Rado Papazov, atleta bulgaro in luogo di Makiv. Bulgaria, terra di grandi calciatori, ricordo il mitico Risto Stoichkov ai tempi del Barcellona e del Parma. Si può ripartire. Nardi, passa la palla a Dimitrovic, ancora per Nardi, 27 secondi, Shalaba per sbloccarsi. Finalmente Giovanni Shalaba, canestro emotivamente importantissimo per il talento da Vibo Valencia. 65-62, questa sera ricordiamo la DR orfana dell'esterno titolare Tomic Feric, alto basso intelligente, Kirilov realizza, Castanea non molla di un centimetro questa sfida. 3 secondi, Nardi da centrocampo, non va, termina così il terzo periodo. 65 DR, 64 Castanea. Ne vedremo delle belle da qui alla fine, io vi aggiorno sul risultato del derby di Calabria che si sta giocando in contemporanea al Pala Giovino, al Pala Pulerà di Catanzaro Lido. La maestria di Umberto Di Martino sta vincendo 50-41 contro la Vis. Insomma, in caso di eventuale vittoria dei giallorossi, la maestria andrebbe a consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica. Invece, ragionando su questa sfida, in caso di vittoria della DR, la DR proverebbe chiaramente ad isolarsi al terzo posto. In caso di vittoria del Castanea si andrebbe a creare una sorta di gruppone al terzo o ultimo posto, leggetela come volete, aspettando i risultati anche della terza sfida in programma. Si riparte, ultimi 10 minuti. Dimitrovic, Ripepi, sicuramente la Ganascia, Labba e Mari Birzka firmano il quintetto di Giovanni Rugolo. Ritorna in campo anche la compagine di Messina del Castanea. Ritornano in scena con il doppio atleta bulgaro, ovvero Papazov e Kirilov. In cabina di regia c'è un lettone, ovvero Denis Denafs. Lavora sotto canestro invece il saltatore Mananzita dal Congo. Vediamo chi andrà a completare il quintetto. Sono in quattro. Sì, sono in quattro, ne manca uno. Ah sì, sta per rientrare il capitano. Ecco il capitano Banin. È pronto alla battuta il ball handler Denis Denafs. Bellissimi i suoi palleggi che stiamo ammirando in questo campionato. E si riparte. Un punto, solo un punto separa le due squadre. Batte Denafs per il capitano Andrea Banin. Primo gioco offensivo di questo quarto decisivo periodo. Kirilov contro Ripepi, scarico per Denafs. Ripepi con lo show, difende molto bene Andrea, bravissimo, è rimasto a terra Dimitrovic, fa benissimo l'arbitro Francesco Marracutrupi a bloccare il gioco. Non è nulla di grave, ma l'intuito di Francesco Marracutrupi è stato sicuramente intelligente, tant'è che si va a prendere l'abbraccio di Luca Laganà. Ha visto la botta su Mladen Dimitrovic, ha subito fermato il gioco. Dovrebbe essere tutto ok per Mladen Dimitrovic. Serve tantissimo il suo gioco esterno nell'economia del team di coach Giovanni Rugolo. Ci ha rivelato Mladen, sinceramente, che nelle gare infrasettimanali in allenamento con il coach Giovanni Rugolo e con Milo Geri e anche col direttore Sacca perde clamorosamente. Quindi magari potremmo creare un contest natalizio facendo tirare anche il presidente Filianodi, che da atleta faceva sempre canestro. Quindi vediamo un attimino come andrà a finire. Nardi per Shalaba. Shalaba in palleggio, c'è il contatto, il fallo di Kirilov
9:31 a giocare, solo un punto di vantaggio per la DR. Nel derby di Calabria, 52 Mastria, 43 Vis. Alla rimessa Giovanni Scialabba. Battuta adesso per Ripepi, ottimo il suo contributo. Ripepi Bernardi, ora per Mladen Dimitrovic, si gioca l'uno contro uno. Arriva ancora per Ripepi da tre, non va, è un airball. Scialabba si immola, ma la recupera il capitano Banin. 9:17 a giocare, Banin per Dennis Denaps. Finta va dentro, scarico in mano, anzita, canestro, realizza. Premi due punti per il colore dei giallo-viola. Sorpasso Castanea e canestro importantissimo per Joseph Mananzita. Ripepi per Giovanni Scialabba. Scialabba arresto e tiro da due punti, non va. Probabilmente poteva provare un pericoloso pick and roll per Andrea Ripepi. Alla fine ha preferito tirare Banin. Per il post, per Papa Job, scarico complicatissimo, ci mette una mano alla gana, sarà rimessa per la formazione peloritana. Cambio, applausi per Andrea Ripepi, ritorna in campo Marin Berzka, che va a occupare il ruolo di pivot della formazione bianco-blu. Alla rimessa Banin per il Castanea. Kirillov reclama il pallone, servito l'esperto lungo bulgaro, c'è il tiro, Denis Denaps non perdona, da due punti, si allontana con questo micro vantaggio il Castanea. 65-68, 69 chiedo scusa, non la trita di Enas. Si può ripartire Nardi per Marin Birzka, deve andare su, semigancio, realizza, fa un buon lavoro il croato. 8 minuti 9 secondi, 67-69, se si continua così c'è il rischio che si arrivi punto a punto anche sul finale. Banin circunnaviga l'area, va a subire il fallo. 7:57 da giocare. Saluti gli sportivi in collegamento, sempre numerosissimi. Sarà rimessa per il giallo-viola con il capitano Banin alla battuta. Non sa chi darla. Alla fine la palla finisce in out per l'esultanza della panchina di R. Palla che finisce tra la testa di Krupi e quella di Michele Suraci, e si può ripartire. Nardi, questa è la palla di Dimitrovic, uno contro uno, uno contro tutti, uno contro Paccanestro. Mladen Dimitrovic, parità al Paralumaca. Grandissimo gioco difensivo di Marin Birzka. Dall'altra parte Riccardo Nardi palleggia elegantemente, passa la palla per Birzka, ora per Scialabba, blocco di Birzka, bomba di Scialabba, non va. Il tiro poteva provocare il vantaggio della formazione bianco-blu e si riparte. Attacca Denaps per Banin, ora per Mananzita, ancora per Denaps, prova la bomba Denis, non va. La recupera e fa un buon lavoro Marin Birzka, apertura per Scialabba. Scialabba semina il panico nella difesa giallo-viola, ma sbaglia il tiro in appoggio, complice l'intervento di Mananzita. Dall'altra parte Denaps è scatenato, circunnaviga l'area, la palla finisce in out. L'ultimo tocco del capitano bianco-blu Luca Laganà, sarà rimessa dei bianco-blu. Cresce la tensione, c'è il cambio, dentro Serzenis, fuori Kirillov. Per il team di Coach Frisenda sarà rimessa giallo-viola, 69 pari. Battuta Denaps, prova il tiro, è uno schema, non va. Svetta Marin Birzka, passaggio in contropiede di Mitrovic. Banin da capitano vero, la recupera, può contrattaccare Banin, adesso il tiro, solo Cotone, bomba del break del Castanea. È da due, è un long two. Grande, grande canestro di Banin. Nardi in risposta, questa volta da tre, e il sorpasso di R, super bomba di Riccardo Nardi. Banin, giro, stoppatone di Marin Birzka, che dice no. Si
si riparte, rimessa Castanea, De Nafs. C'è il tiro e canestro ancora una volta dello scatenato De Nafs contro sorpasso. Dall'altra parte di Mitrovic, la inchioda a due mani contro sorpasso. C'è il time out chiamato al Castanea. Si alza il coro della DR, pronto a sostenere i propri beniamini. 5.54 a giocare, 74 DR, 73 Castanea. Tra qualche secondo vi aggiorneremo anche sui risultati dagli altri campi, anche perché ovviamente c'è il derby di Calabria in corso, ci sono anche ben due partite di Serie D, ricordando che ovviamente è stato rinviato il big match tra Botteghelle Basket, anzi da Stingers e Botteghelle Basket, che verrà recuperato in un bel mercoledì di dicembre, trasmetteremo ovviamente in diretta. Si ritorna dal time out, Giovanni Rugolo, la lavagnetta in mano, schiera Dimitrovic, Suraci, Nardi, Lagana, il capitano e Marin Berzka. Risponde il Castanea di Messina con il capitano Banin, Papazov, Terzenis, Mananzita e lo scatenato Denis De Nafs. C'è rimessa per il Castanea, non se n'era accorto Banin, che poi si va a recuperare il pallone. Banin passa la palla sull'esterno a Papazov, ancora per Mananzita, ancora per De Nafs. De Nafs, bello il passaggio ma capisce tutto Marenberska. Passa la palla a Nardi e si può ripartire. 5.33 sul cronometro, Nardi, partita tutta da vivere. Riccardo Nardi circunnaviga l'area, cerca spazio, passa la palla a Suraci, finta la tripla Michele, ancora per Nardi, alto basso per Marenberska. 3 secondi nel centro croato, palla persa dalla DR. Si riparte, 5-18 da giocare. Bello il gioco a due, Papazov con la schiacciata ma la sbaglia, la recupera Nardi, all'altra parte pronto Dimitrovic, accarezza ancora Mladen. 76-73, studia da MVP Mladen Dimitrovic, ma è lunga, ultimi 5 minuti a giocare in questo appassionante derby dello stretto. Rimanete incollati sulle vostre sedie davanti ai vostri smartphone. Attacca il Castanea, Sercenis passa la palla a Papazov con la tripa, con la mancina non va, sportellata sotto canestro, la recupera Castanea. 4.37 sul cronometro, bomba, non va il tiro di Denis De Nafs, la recupera la formazione bianco-blu, Riccardo Nardi. Nardi chiama lo schema per la DR, ora per Laganà. Laganà per Dimitrovic, prova ad andare dentro contro tre avversari, va a subire il fallo. Saranno due tiri liberi per Mladen Dimitrovic, assolutamente l'MVP fino al momento della formazione regina. Dall'altra parte, ottimo lavoro dell'atleta lettone Denis De Nafs. Saranno due tiri liberi in questo caso per Mladen Dimitrovic. Silenzio cattolico al Paralumaca di Reggio Calabria. E primo canestro al tiro libero di Mladen Dimitrovic. 7-7 DR, 7-3 Castanea, 4-16 da giocare ancora Dimitrovic. E lunetta realizzata. 78 più 5 DR, ma ovviamente è lunga, è lunghissima. Attacca la formazione di coach Frisenda, fallo in attacco del Castanea, fallo di Mananzita. Non è così d'accordo il lungo congolese, si ripartirà con la rimessa per la formazione bianco-blu. Nel frattempo Riccardo Nardi asciuga il parquet.
capitolo derby, derby di Calabria, la Vis ci prova, sono soltanto 5 punti da recuperare per il bianco amaranto di Leo Ortensi al Pala Giovino di Catanzaro, 55-50, ultimi 4 minuti e 7 secondi invece qui, 5 punti di vantaggio, dunque punteggio speculare a favore della DR. Laganà, il capitano, esce dai blocchi e riceve Dimitrovic, fronteggia il canestro, va dall'altra parte, fino in fondo, scarico per Marin Bisca con una bella mano, tira, che è un bel tiro, direbbe il mio amico coach Lucio Geri, 80-73, 3:47 da giocare, esecuzione importantissima per la DR, dall'altra parte non molla Castanea, stoppata fallosa di Marin Bisca che va dare il 5 all'avversario. Non è così d'accordo il pubblico del Palumaga, che è davvero una cornice strepitosa. La prima occasione proverò a inquadrarla. Saranno due tiri liberi per il bulgaro Papazov. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, scriveteci in fanpage da dove state seguendo questa diretta. Tira il primo e realizza Papazov. 80-74. Ancora il lunetta Papazov, ci addentriamo nella fase finale di questa sfida. Realizza ancora Papazov. 3:37 da giocare. Attacca la DR. Nardi, carico per Michele Turaci, può andare su. Va su. La combatte infrazione, gli passi. Ancora cambio per coach Frisenda che si affida all'esperienza di Kirilov per questa fase finale di partita. 3:27 da giocare, gioca col cronometro Barin, sta la palla a Kirilov, ancora per Barin, prova l'arresto e tiro da 2 alzando la parabola, non va, la recupera Marin Birska. Sta giocando sicuramente una grande partita. Passaggio in verticale dalla Canassura, c'è per Marin Birska, ancora per Nardi. 80-75, ultimi 3 minuti, Nardi per Michele Suraci, finta la tripla, poi un long two. Realizza Michele Suraci dalla forte, canestro importantissimo. Banin per Papazov con lo show, Nardi cade per terra, Papazov va dentro da due mani, si appende con la mano alla retina, non so cosa si dovrebbe fischiare in questo caso. E l'arbitro Alessio Tolomeo annuncia che dalla prossima protesta per la DR sarà tecnico. Non lo so dal regolamento se fai canestro e poi ti appendi alla retina. Cosa si andrà a fischiare? A memoria probabilmente è un qualcosa da sanzionare. Saluto il mio amico Borzak che ci annuncia di essere sulla freccia rossa. Aggiornamento dal derby, parziale di 4-0 per la Mastria, 59-50 per i giallorossi. Nel frattempo qui si asciuga ancora una volta il parquet, la partita è equilibratissima, 82 DR, 77 Castanea di Messina. Tutto pronto per la rimessa da fondo campo per i Leggini, con Mladen Dimitrovic alla battuta. Serve la canna ancora per Dimitrovic. La playmaker raggiunto, supera la metà campo, va tutto solo fino a dentro e segna Mladen, canestro fondamentale per il bianco-blu. 84-77, fa tutto il campo e realizza il numero 7 di coach Giovanni Rugolo, scorre il cronometro. Banin per De Nafs, finta la tripla, va dentro, scarico per Kirilov col morbidone sul ferro, la recupera Banin, va a canestro Banin, le realizza. 84-79, non molla Castanea, ora c'è un fallo di Capitan Banin su Riccardo Nardi, è lunga, è lunghissima, può succedere di tutto. 5 punti, sono davvero un fazzoletto corto corto, bisogna asciugare il pallone, anche perché anche lui ne ha viste tante questa sera. Aggiornamento al derby di Calabria, mancano 5 minuti e 25
è in ritardo rispetto alla partita del Palumaca, il derby di Calabria, 59 Mastria, 50 Vissi. Si può ripartire, attacca la DR, Dimitrovic ancora una volta la playmaker aggiunto, si prende l'appalto di portare in avanti i suoi, passa la palla a Rick Nardi, da Cisterna tira tira, gioca col cronometro la DR, Barni mette pressione, cade per terra, resta in piedi, si rialza la canna da tre, non va sul ferro, la recupera Tersenis, ora per Banin, passaggio in verticale per Papazov fino in fondo contro il muro di R, ora per Kirilov, ancora per il lettone Denis Enafs, scarico per Papazov, fa saltare la canna, prova la tripla, non perdona il bulgaro Rado Papazov, gara riaperta al Palalumaca. E c'è odore di overtime, che inebria tutta questa bellissima platea che andiamo a vedere. 84-82 il parziale, la platea che potete ammirare, la platea del Palalumaca. Nel frattempo viene aggiornato anche il tabellone elettronico del Palalumaca, 1:18 da giocare, 84 di R, 82 per un Castanea che non molla assolutamente la presa, la bomba di Rado Papazov è importantissima. Nel frattempo aggiornamento al derby di Calabria, 59 Mastria, anzi 62 Mastria, 52 Vis, bomba di Rotundo, ancora lui il nostro MVP del turno infrasettimanale, giocatore realmente scatenato in questo suo comeback nel campionato del C-Gold, adesso realizza Ariel Svoboda, 62-54, è lunghissima la partita, sembrerebbe nelle mani della formazione giallo-rossa. Ritorna in campo la DR, Nardi, Laganà, Marin Birska, Dimitrovic e Riccardo Nardi, risponde Castanea con Papazov, Denas, Serzenis, Kirilov e Capitan Balin. Ragazzi, questo signore qui che vedete è il coach, allenatore nazionale della DR. X presenzina 1, X presenzina 2 e tantissima umiltà. I nostri applausi vanno tutti a lui. 1:18 da giocare. Si riparte, attacca la DR. La palla scotta, non si può più sbagliare. Palalumaca on fire per questo finale. Riccardo Nardi, come sempre in regia, aspetta l'uscita dei blocchi di Mitrovic e poi serve la canna dall'altra parte, blocco di Marin Birska, ancora per Nardi, Nardi, passaggio all'americana per Suraci, complesso Suraci, ancora per Nardi, trova il tiro allo scadere 24, non va, Marin Birska prova a imporsi ma la recupera Kirilov, la gara è apertissima. Banin, 47 secondi da giocare, Banin, filtrare sul tiro per Denafs, da 3, non lo scarico, per Kirilov, il tiro realizza, è il pari, e ancora la Bulgaria al potere, dopo Papazov, realizza Kirilov, l'esperto lungo, classe 94, ultimi 35 secondi, si arriverà alla fine sul punto a punto così come avevamo pronosticato, Dimitrovic fino in fondo col terzo tempo, sbaglia clamorosamente, la recupera Banin che è scatenato, supera Nardi, poi torna indietro, ultimi 19 secondi, Serzenis, il Castanea, il pallone per volare in vantaggio, pallone cruciale del match, se lo gioca Rado Papazov, 10 secondi, Papazov, pallo di Laganà, 7 secondi, solo 7. La DR sta per gettare all'Ortiga, una partita dove l'equilibrio l'ha fatta da padrone nelle fasi cruciali. Sarà rimessa, non saranno tiri, non c'è ancora il bonus alzato, dunque solo rimessa per il Castanea, 84 pari, battuta adesso. Denafs fino in fondo, tiro stoppato di Marin Birska, palla in out, palla per il Castanea, un secondo dalla fine, solo un secondo da giocare, sarà rimessa per il Castanea, non finisce qui come raccontava Corrado Mantoni, 84 pari, rimessa, attenzione, potrebbe essere palla e tiro per il giallo viola, se no sarà overtime. L'arbitro va a parlottare con Michele Suraci.
può succedere di tutto, amici sportivi. 84 pari, c'è il rischio ovviamente dell'overtime, un po' come accadde nel derby di Calabria contro la Mastria, successivamente vinto dalla formazione bianco-blu della DR. Freme il presidente Filianoti sugli spalti del Palalumaca alla rimessa Banin, serve una magia per il team di Coach Presenda, se no sarà overtime, serve un palo e tiro, Papazov stoppato dalla Canà, non c'è fallo. Papazov guarda l'avversario e poi gli dà una bella pacca sul sederino. In sintesi si va all'overtime, altri 5 minuti di passione. Saranno solo 5? Non lo so, anche perché come abitudine da quando entriamo al Palalumaca sappiamo quando entriamo, non sappiamo quando usciamo. Aggiornamenti al derby di Calabria, 2 minuti e 18 a giocare, 65 Mastria, 58 Vis. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, sempre numerosissimi. Sinceramente non credevo che queste cifre per Reggio Messina fossero così massicce, quindi vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio tutti. È una bella giornata, è una giornata speciale anche perché oggi è il compleanno di Aiden Fadallà. Tanti auguri lassù al numero 13 di casa Fortuna Messina. Siamo pronti per ritornare in campo per questi ultimi 5 minuti di passione, derby dello stretto. Non sono passati 40, sarà overtime tra DR e Castanea, anche perché i primi 40 finiscono 84 pari. Capitolo MVP, da una parte indubbiamente Papazov e Denafs, dall'altra parte Mladen Dimitrovic e nella prima parte di gara Luca Laganà. Sono mancati i canestri di Giovanni Scialabba, ma ovviamente è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. Siamo pronti, prontissimi per il tempo supplementare, vi ricordo gli appuntamenti. Domani alle ore 20 su Reggio TV, approfondimento con Rack Magazine sul canale 14 del Digitale Terrestre. Giovedì classico appuntamento con Next. Tanti appuntamenti con i nostri live, ovviamente di settimana in settimana. Tutto questo per prendere un po' di tempo, anche perché le due squadre possono ritornare adesso in campo. Agli ordini dei signori Alessio Tolomeo e Francesco Marracutrupi, entrambi da Catanzaro. Si riparte. Rado Papazov, Kirilov nell'asse Bulgaria accanto al lettone Denafs, al lituano Cerzenis e Andrea Banin per il Castanea. Risponde la compagine del coach Giovanni Rugolo con il capitano Luca Laganà, Giovanni Scialabba, Mladen Dimitrovic, Mirzka, Marin Mirzka e Riccardo Nardi. Alla rimessa Mladen Dimitrovic. Ripartiti, tempo supplementare al Palalumaca. Gara non adatta ai deboli di cuore, gara dove si gioca fino in fondo, fino alla fine. Nardi per Dimitrovic. Dimitrovic, carico per la Canaccia, mette la mano Parin, che è velocissimo, lo inseguono in due, Birzga prova a stopparlo, ma fa un buon lavoro, non riesce a stopparlo, ma fa un buon lavoro. Arriva l'errore di Banin, Nardi all'altra parte, adesso tiro, non va. Non corri e tira perpetuo in questa sfida. 4:29 da giocare. Denafs prova la tripla. Denafs sul ferro, svetta Malin Birska per un attimo, poi la recupera Kirilov. Banin da 3 sul ferro ancora, polveri bagnate in questo inizio di overtime. Nardi per Mladen Dimitrovic. Laganà ora per Riccardo Nardi, ci mette la mano Banin. Nardi per Laganà, deve tirare il capitano sul ferro, si può lasciare la palla, recupera dalla spazzatura Giovanni Scialabba, è vivo e vegeto. 86-84 vantaggio di R. Denafs, blocco di Kirilov, Denafs con la mano esterna cerca il passaggio, eccolo per Kirilov, c'è il tiro, realizza Kirilov,
con la complicità di Marin Birska che non è riuscito a stopparlo. 86 pari. Dopo il canestro di Shalab arriva il canestro di Kirillov in risposta. 3.29 da giocare. La Ghana per Riccardo Nardi. Nardi fino a dentro, fino in fondo col sottomano. È un canestro importantissimo per Rick Nardi che resta a terra. 3 minuti e 16 da giocare. Nel frattempo aggiornamento al quarto periodo della partita, il derby di Calabria tra Mastria e Vis. La Mastria vince la sfida 68-59, ultimissimi secondi al Pala Pulerà di Catanzaro, seconda sconfitta consecutiva per la Vis, anche se sinceramente mancherebbero 50 secondi, mai dire mai, non ho visto il tabellone. Nel frattempo Giovanni Rugolo, oltre a una laurea in economia, un corso allenatore nazionale, si sta specializzando anche nel lucidare i parquet. 88-86, si può ripartire. 3 minuti e 15 sul cronometro. Bainin per Papazov, si discrepanza col nostro ovviamente. 3 minuti e 7 sul cronometro, Sersenis da 3, mamma mia, non va. Bainin si immola, la recupera per un attimo. La palla scorre davanti alle nostre telecamere. Palla persa dal Castanea, vantaggio di R, frutto del canestro di Riccardo Nardi di qualche istante fa. Più 10, Mastria sulla DR, 69-59. Con tiri liberi per Angelo Luzza quando mancano una manciata di secondi alla fine. Qui invece overtime e attacca Giovanni Shalab per Luca Laganà. 2.53 a giocare, Laganà per Shalab, blocco di Marin Birska. Shalab, corrono i secondi inesorabili, passaggio difficile di Shalab, la perde la Ghana, ci mette una pezza, è una giocata che probabilmente vale più di 2 punti per Luca Laganà. Un intervento importantissimo, per usare un paragone calcistico, all'Alessandro Nesta o alla Franco Baresi, scegliete voi. Nel frattempo Nardi passa la palla a Marin Birska che non va da 2.26 da giocare. Banin macina chilometri, carico per Papazov, finta, arresto, tiro con la mancina, realizza, non molla il Castanea, 88 pari, c'è odore di nuovo overtime, come accade nel derby contro la Mastia. Laganà, Laganà da capitano vero, 90-88, ferma il gioco l'arbitro, bisogna asciugare il parquet, 2 minuti e 5 secondi a giocare al termine della sfida, 90 DR, 88 Castanea. Mamma mia, che partita, non finisce più. E c'è il rischio serio di nuovo overtime. Si può ripartire. Banin. Per Papazov. Ora per Denafs. Denafs. Finta la tripla, passa la palla a Banin. Banin. La tripla a casa sua non va, svetta Marin Birska, la recupera Riccardo Nardi. 1.39 da giocare. Nardi, primo tempo supplementare al Palumaca. 1.32 da giocare. Laden Dimitrovic, esce Shalab, fronteggia il canestro, blocco di Marin Birska. Shalab fino in fondo con coraggio, tira e segna, un canestro tutta personalità, Giovanni Shalab. 92-88, più 4 per i bianco-blu, ma non finisce qui. Denafs trova la bomba. Denafs non perdona. Denafs, mamma mia che partita, 1 minuto e 9 secondi a giocare. Denafs la riapre, un punto di vantaggio di R, un punto da recuperare Castanea. Riccardo Nardi passa la palla a Mladen Dimitrovic, ancora per la Ghana, ancora Bernardi, schema offensivo del team di Giovanni Rugolo. Nardi fino in fondo, stoppatore di Denis Denafs che recupera anche questo, è scatenato Denafs, fa tutto il campo e continua a palleggiare, ci mette un po' di pressione di Milic. Inflazione di campo di Denafs che si arrabbia, protesta la panchina del Castanea, ma la giocata di Dimitrovic diventa fondamentale. Protesta qua Frisenda,
che ha rilevato anche lui un tocco di Mladen Dimitrovic. Si ripartirà con la rimessa per Dimitrovic, passa la palla a Riccardo Nardi, ancora per Dimitrovic. Dimitrovic, passi, clamorosamente passi di Mladen Dimitrovic. Ovviamente chiamato dal coach della DR Giovanni Rugolo. Siamo nel time out, il primo tempo supplementare della sfida tra DR e Castanea, 92 DR, 91 Castanea, c'è il rischio del secondo tempo supplementare. Ultimi 32 secondi a giocare. Rimessa Castanea. In zona offensiva. Battuta adesso, Banin. Ventisei secondi a giocare adesso. Tiro del Castanea non balla, recupera la Canà, eroico la Canà. Palla in out, la rimessa per la DR. Nel frattempo sono 18 secondi a giocare. Non tenete conto del nostro tabellone parziale. Ve li racconterò io qui i secondi. Rimessa DR, c'è il fallo su Giovanni Scialabba. Prende la lunetta per due tiri liberi. Scialabba, 93 DR, 91 Castanea, fa 2 su 2 Scialabba, ultimi 17 secondi, 3 punti di vantaggio DR, attacca Castanea, Enafs, ultimi 13 secondi da giocare, Enafs prova lo spazio per il tiro, poi passa la palla a Terzenis da 3, realizza, pareggio ancora! E ancora una volta overtime. No, sono 3 secondi. C'è Temao Giovanni Rugolo. Non sarà, forse no. Forse no. 94 pari. 3 secondi da giocare. Vi aggiorno sul punteggio. Non tenete conto del punteggio che appare in sovraimpressione. Il punteggio, come potete vedere, al tabellone di Paolo Maca è 94 pari, mancano 3 secondi. Sì, si è sistemato finalmente il nostro tabellone, quindi possiamo anche sistemare il display. Abbiamo avuto un attimino di tutto in tilt. Finalmente ci siamo, quindi manca soltanto 3 secondi, 94 pari,
squadre che si stanno chiaramente, stanno giocando una partita pazzesca, veramente con tantissimo equilibrio, botta e risposta da quando è iniziata la sfida, fondamentalmente. Onore a loro. Ritornano in campo le due formazioni. Papa Zoppa la rimessa. 94 pari. La DR ha il pallone per provare a vincerla. 3 secondi, solo 3. La Canava prova a fare 2, bomba. Ha fatto tutto bene, ha sbagliato soltanto il tiro Luca Laganà. E dunque, cari amici sportivi, come accadde nella partita contro la Mastria, batterie cariche, e sarà secondo overtime. Serviranno ancora una volta 50 minuti per vincere questa sfida, la sfida del Palumaca, che come detto al Palumaca si sa quando si entra, non si sa quando si esce. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento che con pazienza ci stanno seguendo, siete veramente tanti, e questo derby dello Stretto sta regalando emozioni, grandi emozioni. Questa che vedete è la platea del Palumaca, tutti allineati e coperta e coperti da una parte e dall'altra, c'è tanta tanta gente al Palumaca. È una festa della pallacanestro, è davvero uno spettacolo formidabile. Isole comprese. Vedi che ciò a zero. Devo caricare. Dunque, dopo 45 minuti, neanche stessimo parlando della partita della regina del calcio, si riparte per il secondo tempo supplementare. Salutiamo Denise che sostiene il suo fratello Giovanni, salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono, salutiamo Stipe Jelic, salutiamo Anna Maria Basile Rognetta che sta facendo un gran bel lavoro con la pallacanestro in quel di Roma, portaci buone notizie. Salutiamo il grande Peter Bazzana da Londra, coach Checco D'Arrigo e non solo. Se state insomma seguendo questa partita con la stessa passione con la quale la sto seguendo io, scriveteci da dove ci scrivete, un po' come ha fatto Anna Maria. Altrettanti 5 minuti. Ragazzi, abbiamo una presa che non funziona, quindi qualora arrivassimo al quinto tempo supplementare probabilmente facciamo la diretta dal telefonino di Fortunato, quindi non ce ne andiamo, non vi preoccupate. Si riparte, partiti, secondo tempo supplementare, 94 pari. Vanin alto e basso, ci mette un piede Giovanni Scialabba. 4:52 da giocare al termine del secondo tempo supplementare. E si ripartirà con la rimessa Castanea. Benafs per Kirilov, ancora per Banin. Banin fino in fondo, fino a dentro, realizza il capitano. Vantaggio Castanea, 94-96. Dall'altra parte la Canà per Mladen Dimitrovic. Sono stanche le due squadre, ma bisogna provarci fino in fondo. Dimitrovic fino in fondo, scarico per Scialabba, la bomba di Giovanni Scialabba, un airball. Il capitano della Canà ci mette la pezza. Poi Bernardi prova un tiro pazzesco, non va ancora, stavo scadendo i 24. Ci ha provato Riccardo Nardi. Dall'altra parte Banin è scatenato, passa la palla a Kirilov. 4:21 sul cronometro. Denas fino in fondo, 4-0 di parziale Castanea, 94-98. Attacca la DR Riccardo Nardi, ancora per Giovanni Scialabba.
Cialaba, esce dai blocchi di Mitrovic, servito adesso, deve scuotersi la DR, bisogna anche avvicinarsi probabilmente al canestro. Dimitrovic, 5 secondi per andare al tiro, bomba di Dimitrovic, è lunga, è lunghissima, sul tabellone, scadono anche 24, doveva tirare, ha fatto bene Dimitrovic, ma le polveri fino al momento sono bagnate per la DR in questa prima parte di secondo tempo supplementare. Dopo 47 minuti un po' stanca la formazione di Giovanni Rugolo. Denafs, blocco di Kirilov. Denafs, adesso il tiro. Realizza Denafs! E la bomba di Denafs! La vuole chiudere lui. 94-101, se non vado errato. Ed è il massimo vantaggio in questa sfida per il Castanea. 3 minuti e 30 da giocare. Io saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, saluto il mio amico Cristian da Milano, saluto Graziella che ha ragione da vendere, bellissima partita, voglia, sì sì sì, saluto Simone da Siracusa, saluto Salvatore come sempre dal Freccia Rossa. Ma a che punto sei, Salvatore? Sei arrivato a Paola? Non lo so. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento e dunque vola in tripla cifra il Castanea, 94-101. 3 minuti e 30 al termine del secondo tempo supplementare, ancora chiaramente è lunghissima. La DR dovrà provare ovviamente un contro break, anche perché Denis Denafs chiude la MVP. Si ritorna in campo Dimitrovic, Nardi, Marimbirska, Laganà e Suraci per Giovanni Rugolo. Coach Frisende invece manda in campo Banin, Papazov, Denafs, Kirilov e Sercenis. Laganà fino in fondo, Nardi fino in fondo, scusa, va a subire il fallo. 94-101. Sono tiri liberi per Riccardo Nardi, ovviamente la DR non può più permettersi di sbagliare, deve provare a rosicchiare un punto dopo l'altro come se fosse un topolino modello Mickey Mouse. Prova col primo, Nardi realizza, solo Cotone per l'atleta di Cisterna di Latina. Riccardo Nardi ancora e lunetta, sbaglia il secondo, il rimbalzo per il Castanea, 3 minuti e 17, 6 punti separano le due squadre, il massimo vantaggio ovviamente dopo il più 7 di qualche istante fa, attacco di giallo-viola, Kirilov per Banin e poi ancora per Denafs. Banin in mezzo all'area con layup, interferenze, Banin ancora lui, layup ancora, sbaglia, la recupera Michele Suraci, 2.54 a giocare, si soffre a fare lumaca. Suraci per Mladen Dimitrovic, si gioca l'uno contro uno Dimitrovic. Dimitrovic fino in fondo, prova il tiro, subisce fallo, no, faccia di passi di Mladen Dimitrovic. DR sicuramente stanca in questa seconda, in questo secondo tempo supplementare. Cambio per Giovanni Rugolo, manda in campo l'effervescenza di Giovanni Cialaba, servono i suoi canestri alla causa DR per recuperare il gap. 2 minuti e 40 da giocare, palla al Castanea, derby dello stretto in fiamme, totalmente on fire, secondo tempo supplementare qui. Suraci la recupera alla Billy Costa Curta, la recupera Riccardo Nardi e Luca Laganà, la bomba di Luca è corto, è stanca la DR, dall'altra parte non è stanco assolutamente Denis Denafs che studia la MVP. 2 minuti e 12, Banin mette tranquillità ai suoi. Sercenis in post per Kirilov, Kirilov ancora per Denis Denafs da 3 per chiuderla, non va, la recupera Nardi, 2 minuti da campo a campo, Nardi per Cialaba, è un incomplete, è un passaggio incompleto, ci ha provato Riccardo Nardi che chiede scusa, è stanca, è stanchissima la DR, sta sprecando realmente tanto, tantissimo. Saluto il mio amico Francesco Imbalzano e lo ringrazio, saluto il mio amico Rocco Romeo, bellissima la foto con Rodolfo Rombaldoni di qualche giorno fa, e saluto ovviamente Edwin Macalello. Hai partecipato al contest, Edwin? A
aspettiamo il tuo rap sulla pagina Instagram di Reggio Canestro. Puoi fare la tua versione di come Ginobili attacca la formazione del Castanea. C'è il tiro, l'errore, Capin di Kirilov. 1:41, 95-103, 1:37 a giocare. DR alle corde in questo secondo tempo supplementare. Serve sbloccarsi, ci prova Suraci, da due non va. Titoli di coda e Sipario che si avvicina sempre di più. Il Castanè è vicinissimo a un'impresa corsara al Palumaca. La DR deve provare a smentire tutti, ma sembra realmente alle corde. Banin, 1:11, gioca col cronometro il team di coach Frisenda. Papazov, arresto e tiro, realizza, la chiude così Rado Papazov. Applausi per lui. Ultimo giro di lancette, è una festa del basket che al momento sorride al Castanea. La DR deve provare qualche giocata veloce veloce, magari attiva la tre, ci prova Nardi, non va. Scialaba prova a commettere fallo, Denafs non lo ferma veramente nessuno. Papazov mette tranquillità ai suoi. Serzenis per Bani, scappa al Castanea, non lo prendono più. Alla fine la palla viene recuperata da Mladen Dimitrovic che finisce fuori con i piedi, secondo l'arbitro. Ultimi 31 secondi, 95-105, vantaggio Castanea, secondo tempo supplementare. Si abbracciano gli atleti del Castanea, ormai è fatta. Nardi non è d'accordo con me, Papazov se ne va nell'angolo, ancora per Serzenis, il lituano passa la palla a Banin, prova la bomba a Banin, realizza anche questa. 108 a 95, il 108 va a petto gallico come dicono i miei vicini di posto. Sciarabba ci prova da tre, non va. Titoli di coda dopo due tempi supplementari, va in archivio. Il derby dello stretto si gioca anche per la differenza canestre, quindi Castanea ci prova, finisce così, finisce realmente così questa maratona di pallacanestro. Applausi ad entrambe le squadre, ma ovviamente due punti li porta a casa il Castanea di Messina. Dopo 50 minuti di questa maratona sportiva vince Messina 95-108 ed espugna il Palalumaca. È la seconda squadra a espugnare il Palalumaca dopo la Fortunio Messina, e la DR non riesce a bissare l'impresa dopo 50 minuti ottenuta contro la Mastria, Mastria Sport Academy, che battendo la Vis si isola al secondo posto nel ranking. Castanea invece vince con grinta, comunica a tutti che il campionato non è finito e aggancia in classifica proprio la DR. Castanea si va a prendere gli applausi da parte del pubblico ospite, la DR del pubblico, del meraviglioso pubblico del Palumaca. Applausi ad entrambe le squadre, partita ben arbitrata da Alessio Tolomeo e Francesco Marracutrupi. Castanea si va a prendere l'applauso, la DR ritorna agli spogliatoi, anche se dopo 50 minuti sinceramente dire che la DR abbia giocato male è dire una bugia. Onore a loro, MVP per me un Denis Denafs scatenato insieme a Rado Papazov. È veramente tutto dal Palumaca, da Giovanni Mafrici, è veramente tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e buona continuazione su Reggio Canestro. Alla prossima.